Allora, cosa è successo? Siccome mi sono lamentato settimana scorsa quando abbiamo fatto l'audiolibro di Squalo, sì, perché non aveva una sigla, Squalo si è praticamente, pensa un po', dopo un anno che lavora nello zoo, ha pensato bene di portarsi al lavoro un PC portatile e si è montato da solo la sigla. No, no, il PC non è portatile, è un PC fisso, quindi lui è arrivato con la tower, lo schermo, i cavi. Che sbattimento, mamma mia. Sono molto curioso, tra l'altro, di sapere anche il titolo di questo libro di cui parleremo oggi. Vabbè, allora, ne avevo preparate due, ho Il risveglio della forza di Star Wars, con i personaggi che ho detto ieri, ho creato una storia. Oppure ne un altro che è qua. La busta sorpresa. Però ti stai un po' atteggiando da autore consumato. Attenzione, perché potresti. Dai, chiudiamo il capitolo. No, potresti. Ah, okay. Stai attento. No, quindi faccio scegliere a voi. No? Cioè, non so, facciamo scegliere gli ascoltatori. No, non facciamo in tempo, perché ora che scrivono sulla pagina Facebook. Allora, la votazione è un capitolo chiuso. Perfetto, Star Wars. Decidiamo allora. Noi, Star Wars. Vai. Sentiamo la sigla che si è montato da solo Squalo. Vai. Prego. Vai. Siamo sicuri. Vai. Ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Non è male, non è male, bella, sì, bella. È minima, diciamo un po' minima. La seconda parte la prossima volta. Hai due parti. Serve la voce ufficiale che dica gli audiolibri. Esatto. Certo, piano piano, ragazzi. È un work in progress. Diciamo. Visto che si parla di Guerre Stellari, ci vuole un'ambientazione adatta, quindi una base da Guerre Stellari, se ce l'abbiamo. Attenzione. Ok, ce l'abbiamo, perfetto. Attenzione. Piove. Dentro Guerre Stellari. Piove sempre. Nello spazio piove. Piove. Mi stai zittendo? Era la pioggia. No, facevo la pioggia. Ah, ok. Pensavo fosse quello di Deadly Sketch. Una mossa autoritaria, diciamo. Brooke Skywalker sta parlando di figa con il 3. Con C3XZ2. Sì. E a un certo punto arriva un messaggio da Obi Wan Kenobi. Come fa il robot, però? Come fa il robot? Rumori. Ah, è epilettico il robot. Beh, certo, una balbetta anche lui. È un hardware vecchio. E arriva un messaggio da Obi-Wan Kenobi che gli dice: ah, è cambiato adesso, è diventato un antinfiammatorio. L'audiolibro, tu mi devi fare il suono del messaggio. Cioè, il punto focale. Arriva un messaggio. Pippo, ho capito. Vabbè, un messaggio di un cavallino. Questo messaggio qua. Mi fai anche il rumore del robot che si muove, sai che il robot. All'artrosi, purtroppo. All'osteoporosi, alle ossa di metallo, penso. Ehi, Brooke, la principessa Sissi è in pericolo. Oh, sta arrivando Doug Ganger sulla mongolfiera per aprirla. Ecco, non è l'unico, mi sa. Facci la mongolfiera. Fiera. Ah, cioè dice il suo nome, certo. Non sai mai che la confondi. Si presenta la mongolfiera. Mongolfiera è fiera di essere Mongo. Prego. Ci penso io. Chi? C'è Ciuccia. No, aspetta, scusa, ci penso io, chi è che lo esclama? Ci siamo un po' persi. No, è sempre Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Sì. C'è Ciuccia, prepara la scialuppa del capitano Solo, così per parte. Sbagliato, scusate. Sì, perché invece prima. Non cazzo, ce ne siamo accorti. Sai che lo scusate in bocca a te è veramente imbarazzante. È bellissimo. Puoi mica rifarla, perché comunque è una parte importante. Sì, trama. Sì, praticamente gli dice: prepara la scialuppa. Prepara la scialuppa del capitano Solo. Così partiamo, capito? Perché devono partire, perché devono. Non era un'informazione. Devono salvare facile, la principessa. Sì, facciamo il rumore dell'astronave che si sta preparando del corpo. C'è un po', manca la un po' di olio. La soddisfazione è solo io che sento. Manca un po' d'olio, bisogna. È vecchia questa strada. Sì, la famosa bruschetta volante, vabbè. E infatti, vedi, è talmente vecchia che la strada non parte, mannaggia, la strada non parte! Ecco. Come fa? Il rumore del motore non che non parte. Accade il motore. Certo, se non parte. Emma Marrone fa il motore. E Brooke allora decide di chiedere aiuto al maestro Yoko Poko Mayoko. Sì. Che arriva con Giambattista e cominciano a spingerla. Fa lo stesso rumore di quando fai si lo sforzo, fai. Non parte, cazzo. Non parte, aspetta, Aspetta. La testa. Sei disincronizzato. È l'unico che col corpo inciampa nelle parole. Ma poi c'ha la visiera. La visiera. E ha perso. Cominciamo a spingere sta astronave, ma non parte la astronave.
Scusa, ma tu puoi perdere l'equilibrio parlando, cioè non è normale, è una labirintite fulminante. Ragazzi, mi rimesso nella parte. Cioè, ma fai un attacco, ti prego! Era diventato una cosa. Vai da uno specialista! Scusa, volevo interpretarla al massimo. Ma ti top, vai! Ok, quelli che spingo. Dai, comincia a spingere. Forza! Non ho capito se sono tifosi del Cagliari o dei Genoa. Sono castrati loro. No, facevano il tipo per far partire sta astronave. Ah, forza, forza. Certo, certo. Certo. Alla fine la navicella partì per combattere contro il lato opacco. E il resto continuerà nella prossima puntata. Bellissimo. Però devi fare il finale, devi farlo più. Continua, vai. Continua. Ma solo continua, è brutto. Mi fai anche il rumore dell'astronave che decolla finalmente. Quindi il rumore proprio dell'astronave che parte. Vai, vai, vai. Cazzo la fa la piaggia l'astronave. Parte, prima. Bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie, 100.000 in più, ragazzi. Ragazzi, per quello che prende al mese è anche ragazzi, buono. Allora, questa sembrava la recita di quelle scuole particolari. Sì. L'istituto steineriano. Che ci sono i genitori che sono un po' imbarazzati, però alla fine sono orgogliosi. 105.